Radio Ticino presenta Music Club, la musica ticinese. Ed eccoci arrivati a un nuovo appuntamento dedicato alla musica ticinese. Scopriamo e conosciamo gli artisti del nostro territorio. Con noi oggi Damiano Guarnieri, in arte Dama. Ciao Damiano. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben arrivato a Music Club. Non è la prima volta che arrivi a Radio Ticino, seppur con una veste diversa. Diciamo che tu sei arrivato qui anche con i Barbie Sailors, giusto? Sì, esatto, eravamo venuti, non mi ricordo se era il 2011-2012, quindi oramai già almeno 8 anni fa. Ok. E, esatto, oggi in veste diversa, in veste da solista. Da solista, perché il 22 gennaio è uscito il tuo album, 12 pezzi interamente tuoi, anche se hai avuto diverse collaborazioni. Esatto, esattamente. Sì, è uscito questo album il 22 gennaio, è un progetto che è iniziato oramai già ben 3 anni fa. Si sono volute tante ore di lavoro, tanto impegno, ma soprattutto per realizzarlo anche tante amicizie, perché ho avuto degli amici che mi hanno dato un grossissimo colpo di mano senza il quale non sarei riuscito a portare a termine questo progetto. Oh, bellissimo. Beh, 3 anni sembra essere tanti e tempo stesso poco per un artista, uno scrittore o compositore. Tanto poco? Ma è relativo, potrebbe essere tanto poco. Diciamo che da quando ho smesso, o meglio, ho ridotto un po' i miei impegni legati al suonare dal vivo, sì. Mi sono concentrato maggiormente a comporre brani per conto mio, e quindi potrei dire che magari 3 anni da questo punto di vista sono magari anche tanti, perché ho lavorato da solo. Però ecco, ci tenevo a fare una cosa fatta bene. In realtà i pezzi erano anche tutti 12, i pezzi pronti, e ho scelto i 12 che mi piacevano di più, e quindi ecco, dopo 3 anni il disco è pronto. A chi ti sei ispirato per questi pezzi, per questi brani? Che cosa ti hanno portato a scriverli? Ma allora, intendi influenze magari di altre band? Esatto. Allora, beh, diciamo che forse principalmente la band dalla quale mi ispiro io sono i Gotthard, i nostri amati Gotthard nostrani. Loro sono certo. Un po' sono un po' la colonna sonora della mia vita, perché grazie a mio padre, che all'età di 6 anni mi regalò il primo disco, li ho sempre ascoltati ed amati. Quindi diciamo che il genere dei miei brani è un po' quello, un hard rock che però lascia spazio tanto anche alla melodia e all'emozionalità dei brani, ecco. C'è di mezzo anche un ricordo emotivo, questo ti ha aiutato ancora di più ad essere creativo. Assolutamente. Ok. Assolutamente. Benissimo. Damiano, quando tu hai confezionato questi nuovi pezzi, qual è stata la prima persona alla quale hai fatto sentire queste canzoni? Ma la prima canzone alla quale ho fatto sentire queste canzoni è mia moglie. Cosa dice? Ma in realtà lei è soddisfatta del prodotto finale. Okay, sì. Ma devo dire che mi è stata utile, perché comunque non mi ha fatto solo complimenti, mi ha portato anche critiche costruttive, quindi grazie ai suoi commenti ho saputo anche migliorarmi. Io puntualmente le chiedevo cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quest'altro. Fantastico. Diciamo che le bozze man mano che venivano preparate e registrate me le facevo sentire. Quindi poi in realtà, oltre a mia moglie, quando ho iniziato ad avere del materiale un po' più, come dire, un po' più concreto, l'ho esteso anche a qualche amico. Ok, al di fuori delle mura di casa. Bellissimo. Ok, allora andiamo ad ascoltarci tra pochissimo, un istante, Summer Rain. Questo è il singolo che hai scelto, di che cosa parla? Ma allora, Summer Rain è un brano dedicato alla nostra primogenita, Sofì, un brano alla quale sono molto legato. È un brano che fondamentalmente vuole esprimere il concetto che quando si ha accanto una persona che si ama incondizionatamente, come può essere un figlio, anche di fronte alle difficoltà, alle avversità della vita, questa persona ti dà comunque quella forza, quell'energia per andare avanti nonostante tutto. Quindi è un brano dedicato a Sofì, che saluto, così come saluto mia moglie e tutte le persone che mi vogliono bene. Oh, bellissimo, ci accodiamo anche noi a questi saluti, tra l'altro una canzone dal significato profondo. A questo punto, Damiano, ricordiamo un paio di coordinate per chi ti volesse seguire, sei comunque molto social. Ma sì, molto non saprei, forse ci siete più social di me, però sì, mi trovate su Facebook, bisogna scrivere Dama Damiano Guarnieri, quindi molto semplice, e su Instagram Dama Guarnieri Music. Dama perché tutti ti chiamano Dama? Esatto, sì, ormai è diventato un po' il mio nome d'arte, ma Dama
è il soprannome che mi porto dietro da quando sono all'asilo, quindi non ci ho pensato troppo e mi sono scelto Dama anche per quanto riguarda la musica. Beh, facile, semplice, lo si ricorda, quindi Dama, esatto. In arte Dama, Damiano Guarnieri, per noi qui su Music Club. Grazie mille Damiano a questo punto, a presto per i tuoi nuovi lavori e un saluto a questo punto alla moglie e alla bimba. Grazie mille, alla ciao, prossima, ciao Damiano, ciao. Summer Rain.